Il problema della rosolia non riguarda tanto il soggetto che ne è colpito, che sia esso un bambino o un adolescente o anche l'adulto, in quanto, ripeto, è una malattia che non dà complicanze, una malattia che a volte non dà neanche tanta febbre, quindi una malattia facilmente sopportabile per il malato. Ma il problema è che se un soggetto infetto viene a contatto con una donna in stato interessante nel primo trimestre di gravidanza, è in grado di infettare questa mamma incinta e di dare quella che si chiama la sindrome rubeolica, cioè capace di creare lesioni al feto molto molto gravi, che vanno da problemi all'occhio, al cuore, al cervello, e non c'è cura per questo tipo di malattia, essendo una malattia virale, né per il soggetto colpito dall'infezione, né tantomeno per una mamma e che nei primi mesi di gravidanza venga a contatto con questa infezione. Infatti è buona norma che prima della decisione di avere bambini una donna faccia un test per controllare se ha avuto la rosolia da piccola, quindi cercare gli anticorpi antirosolia, anche se la mamma e i parenti ricordano di aver fatto o meno la vaccinazione, perché anche se vaccinata potrebbe quella vaccinazione non aver bene attecchito e la mamma non essere completamente immune da questa malattia. Quindi tutte le donne, prima di iniziare il percorso della gravidanza, devono fare un test. Se negative, dovrebbero fare la vaccinazione e non cercare il concepimento se non che dopo 1 o 2 mesi della vaccinazione fatta. I danni più frequenti nella sindrome rubeolica, cioè nei danni al feto, la cui mamma ha contratto nel primo trimestre di gravidanza la rosolia, colpiscono in genere l'udito, c'è un'alta percentuale di sordità nei feti che hanno subito questa infezione, colpisce la vista, colpisce il cuore con gravi malformazioni cardiache a volte incompatibili con la vita e colpisce il sistema nervoso centrale.